Allora, non mi ricordo l'anno, anzi no, lo so con certezza, perché coincise col fatto che dovevo fare i lavori a casa, quindi buttato fuori casa dagli operai, ero ospite da un mio amico e mi ricordo che mi ero portato dietro un tavolino, un computer piccolo, eccetera. Stavo scrivendo i dialoghi per altro e per altra roba e mi arriva la richiesta di Pino Colizzi, che mi offre di fare i dialoghi di Pulp Fiction. Pulp Fiction, se non ricordo male, era composto da 8 parti, cioè una parte era un film molto lungo ed estremamente parlato. Lui ne aveva bisogno per una data precisa. Di fronte a quella data io ho detto: no, mi dispiace, non ce la faccio. Inutile che ti dico una cosa che poi non sarà. Perciò, con rammarico, ringraziate Colizzi da parte mia, devo dire di no. E quindi, perché ho detto io il massimo che posso fare per la data da lui indicatami è dargli la metà del film, l'altra metà l'avrebbe dopo, a lavorazione iniziata. Lui giustamente voleva tutto prima. Quindi per me si era chiusa lì la faccenda. Passano 2 giorni e invece mi richiama la distribuzione, dice Colizzi ha accettato. Gli bastano le prime 4 parti. Io, vabbè, a quel punto ho cominciato a scrivere di notte. Mi ricordo ancora le 4 del mattino che scrivevo e facevo: non so cosa sto scrivendo, qualcosa verrà fuori. E ho consegnato queste prime 4 parti. Poi sono andato, credo prima dell'inizio della lavorazione, nello stabilimento e ho incontrato ovviamente Pino Colizzi, il quale mi fa: grazie, grazie, va bene, senti Francesco, però mi dovresti fare una cortesia. Dico: dimmi, siccome credo Claudio Sorrentino, che doppia John Travolta, deve partire e andare non so dove, se tu mi potessi scrivere soltanto la sua parte delle altre 4 parti, sarebbe perfetto. Ha detto: senti Pino, ma scusami, questo è il protagonista, sta in tutte le altre 4 parti. Poi che scrivo la parte sua e quella di Samuel L. Jackson? No, devo, questa è una presa. E ho detto: una cosina carina che tradotta in italiano diventa una presa per i fondelli. E insomma, alla fine mi sono trovato costretto poi a correre come un dannato per scrivere questa roba. Ripeto, non avevo la sensazione precisa di quello che stavo facendo. Credo di averlo fatto in stato di semi-shock, perché lavoravo durante il giorno, scrivevo di notte, la paura di non farcela. Ero aiutato da questa una sceneggiatura di ferro come quella del film e ho consegnato il tutto e poi sono andato in sala. Con mia somma sorpresa, gli attori all'inizio erano un po' perplessi, credo, perché era tutto molto veloce da fare, parlavano velocissimi. Quindi, una volta abituati sì, a quella velocità, poi hanno avuto una gran facilità nel farla. E i dialoghi di Pulp Fiction per anni sono rimasti, come dire, un must della mia attività.